Ciao a tutti, finalmente sono riuscita a fare il pane con le noci, era un po' che ci pensavo, ho fatto delle prove e adesso vi faccio vedere come eseguirlo, o almeno come l'ho fatto io. Bene, seguitemi. Eccomi qua con tutti gli ingredienti per preparare questo pane alle noci. Questa è una farina macinata a pietra dei Monti Prenestini, ho preparato la zero. E vedete, si vede la differenza del colore bruno di quella macinata a pietra con la zero. Metto tutto nella ciotola della planetaria. Ho preparato l'acqua, il prefermento il mio è stato 6 ore, ma perché è tornato nuovamente il caldo e quindi ho fermentato molto presto, altrimenti lo preparate la sera fino al mattino. Vedete, è pronto, quindi ho dovuto procedere anche prima dei programmi. Metto tutto nella ciotola della planetaria, voi se volete lo potete fare tranquillamente a mano, è senza planetaria questo tipo di pane. Aggiungo l'acqua, un pochino per volta. E l'acqua mi regolo piano piano per vedere la farina quanta acqua assorbe. Alla fine poi ne ho messa 2,50, quindi ho calcolato sui 400 il 70% di idro, però poi ci sono i 200 grammi di prefermento che è molto liquido, quindi l'idratazione sta intorno ai 75 anche di più. Faccio girare piano piano, le noci le metterò alla fine, metto il sale, le noci se riuscite a prenderle non trattate, quindi bio, anche se adesso non è proprio il periodo, io le ho schiacciate un pochino con le mani senza frullarle perché poi le noci tirano fuori una sostanza oleosa, che frullando con il frullatore si perderebbero queste sostanze, quindi ecco le ho schiacciate, vedete, anche con il pezzo sopra del mortaio o pista sale, non so come lo chiamate voi. Bene, giro ancora un pochino, poi aggiungo, alla fine aggiungo le noci, quindi tritate grossolanamente, diciamo, si devono vedere dentro il pane. Ok, faccio girare ancora un pochino a velocità bassa e poi verso sul piano di lavoro. Lo faccio riposare una quindicina di minuti. Dopodiché faccio delle pieghe, vedete, è molto idratato. Mi aiuto così con il tarocco. Bene, continuo con le pieghe, se volete fatene anche due giri, ma io ho fatto soltanto un giro perché vedo che l'impasto si presenta molto bene, anche se è un po' appiccicoso, ma questo è dovuto all'idratazione. E lo metto dentro nella ciotola, un pochino unta di olio, copro e lascio e aspetto il raddoppio. A me ci sono volute all'incirca 5 ore, calcolate che sta facendo molto caldo. Una volta pronto, metto un po' di semola, non molta, sul piano di lavoro. E tanti mi chiedono dove ho comprato questo piano di lavoro. Semplicemente l'ho comprato su, adesso non faccio il nome, per non fare pubblicità, sull'azienda dove compriamo quasi tutte le cose, l'ho ordinato e mi è arrivato. Mi si sta già un pochino rovinando perché lo uso molto, però comunque è molto molto buono. Ok, allargo e faccio la formatura.
Sì, vado direttamente con la formatura perché, per la pagnotta, perché vedete, poi piego i lembi, è praticamente come se facessi le pieghe, senza fare i giri di pieghe. Vado subito a formare perché l'impasto è molto bello, è pronto, quindi formo subito. Continuo a piegare, vedete, piego ancora, avvicino i lembi al centro. Così lieviterà molto bene. Ok, arrotondo un pochino, se volete fate un filone, eh. Però facendo così, avete visto, piegando tanto, è come se facessimo tante pieghe, e quindi magari la lievitazione, visto che ci sono le noci che rallentano un pochino, facendo così magari viene meglio. Spolvero con la semola, metto dentro un cestino. Adesso, se voi avete il tempo necessario, aspettate che raddoppia. Se avete iniziato la mattina, qui ci vorranno altre 2 o 3 ore, deve raddoppiare, deve crescere. Io però, vi dico la verità, sono arrivata la sera anche tardi perché ho iniziato nel pomeriggio, quindi mi sono trovata che non è che potevo stare sveglia per infornare poi. Ho coperto, ho messo dentro una busta di plastica, calcolate che tardi sono le 11, ho infilato in frigo. La mattina dopo ho tirato fuori, eccolo qua, e l'ho tenuto all'incirca quasi un'oretta. Nel frattempo ho acceso il forno e quando il forno era ben caldo con il pentolino, ho infornato. Naturalmente ho praticato soltanto un taglio centrale perché ci sono le noci, non è che possiamo lì a metterci a fare i disegnini, eh? È difficile anche fare il taglio, vedete, perché mi sbatte la lama dentro addosso alle noci. Il forno, come al solito, al massimo con un pentolino, e all'inizio ho anche spruzzato un po' di vapore. Perché naturalmente questo pane non si gonfierà tantissimo, anche poi noi lo preferiamo, sinceramente è un pochino basso, quindi ho fatto la pagnotta, l'ho fatta allargare un pochino volutamente. E a 240, dopo 10 minuti ho abbassato subito a 200, ho continuato la cottura, poi ho tolto il pentolino all'incirca 45 minuti, non di più. Gli ultimi 10 minuti a spiffero. Una volta freddo, eccolo qua. Come vedete si presenta benissimo, non pensavo dall'esterno che sarebbe venuto così, anche bello alveolato. Che ne dite, amici? C'è un profumo incredibile, come vedete il colore è scuretto perché quello è l'effetto delle noci, che danno un colore sul violetto al pane. Non ci resta che assaggiarlo. Bene, amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!